delle terme possa come dire, realizzarsi, e si potrà realizzare soltanto se l'istituzione capisce qual è il problema vero che osta la realizzazione delle terme. Il problema vero che osta la realizzazione delle terme è la costruzione di queste due sponde, di questi due muri che devono incanalare il fiume. E poi la restituzione da parte della provincia dei soldi alla società dei servizi per fare i progetti e le gare d'appalto e quindi realizzare le opere. Allora io cosa ho voluto fare con questa intervista? Nel momento in cui è visibile, adesso lo potete vedere, il problema che hanno le terme di Cotronei, lo potete vedere, tutti i cittadini possono osservare qual è il problema. Il problema è che il fiume va a invadere il territorio termale e questo non è consentito da una legge regionale, oltre che da problemi della sicurezza. Allora io mi rivolgo al Presidente della provincia, che è persona seria, mi rivolgo all'assessore regionale Sulla, che è persona del territorio e sa bene quali sono i problemi, mi rivolgo alle istituzioni che sono democratiche, che sono i sindaci di tutto il territorio, perché non è il sindaco di Cotronei qui che deve intervenire, sono tutti i sindaci del territorio, per chiedere a gran voce che nell'ambito delle cose da fare ci sia la sistemazione di questo fiume e poi insieme trovare la via per poter realizzare questo grande stabilimento. Il Presidente Zurlo, che è nuovo, venga qui, si renda conto, capisca qual è il problema. So che è persona sensibile, so che crede nelle risorse locali, nelle vocazioni territoriali, ma qui non si tratta della vocazione territoriale, non si tratta di fare un'opera per un paese, qui si tratta di fare una grande opera che è appunto il centro del mare, che darà lavoro, che darà sviluppo, che sarà il fiore all'occhiello della provincia di Crotone. Bisogna trovare i mezzi, e i mezzi c'erano, bisogna recuperarli, bisogna dire come mai nel prosieguo di questa grande opera, che è la strada, non è stato fatto quello che era necessario fare qui sulle sponde di questo ponte per salvare le terme. Io non do la responsabilità a nessuno, non sono qui per denunciare le responsabilità, né ne voglio accanare queste responsabilità, sono qui per dire una cosa invece, che chiedo che la provincia di Crotone capisca, si renda conto, qui ci sono le immagini chiare ed evidenti di qual è il problema, se ne faccia carico, perché altrimenti non è una minaccia, noi solleveremo le popolazioni, noi verremo qui con le popolazioni, occuperemo i territori, perché questa è una delle risorse più importanti, oltre ad essere una grande opera di civiltà, una delle risorse più importanti del nostro territorio, nella quale credono i giovani, nella quale hanno creduto intere popolazioni per 40 anni, perciò nella speranza che si costruisse questo stabilimento termale. Eravamo arrivati, c'erano i soldi per fare le sponde, c'erano i soldi per fare lo stabilimento termale, c'erano i soldi per poter fare le istruzioni ai giovani, per poter impadronirsi di questa istituzione termale e poterla gestire, c'era tutto. Adesso ci troviamo con un pugno di mosche nelle mani, bisogna riprendere le cose dal principio, essere seri e non dire, così come è stato detto da parte degli amministratori di Cotronei, le terme le costruiremo noi. Non solo non hanno fatto nulla, ma hanno perduto tutto quello che c'era già in cassa, e tutti i progetti che erano stati fatti adesso non trovano più concretezza. Lo potranno trovare, la concretezza la potranno trovare se ci sarà la voglia, se ci sarà la coscienza, la consapevolezza che questa è una grande opera di civiltà che serve non solo per il paese di Cotronei, ma serve per tutto il territorio del crotonese e serve
come opera di eccellenza a tutta la Calabria. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie,